Ravioli al salmone con la sfoglia al nero di seppia, come vi suggeriamo sempre io, Alessandra Albanco, deliziosi da saltare con burro e fettine d'arancia. Dunque, prendete un'arancia, ricavate qualche fettina a seconda della dose dei ravioli che andrete a fare e le andrete poi a caramellare con il burro. Quindi prendete un bel pezzetto di burro e lo fate andare in padella finché si scioglierà ben bene. Quando il burro inizia a dorarsi, andate ad unire qualche fettina d'arancia tagliata sottile, lasciate la scorza, mi raccomando, la lavate bene, perché sarà poi quella che darà proprio l'essenza, il gusto e con le quali andrete poi a guarnire, perché si mangia sempre, ve lo dico, anche con gli occhi. Messo su l'acqua a bollire, i ravioli sono in freezer, vi ricordo che i nostri prodotti sono freschi, pastorizzati, si possono congelare mettendoli direttamente a cuocere, quindi io li andrò a prendere poi dal freezer e li metterò direttamente nell'acqua abbondante con pochissimo sale, perché in questo caso il salmone è già buono così. Eccoli qua i nostri ravioli presi direttamente dal freezer. L'acqua inizia già a fare le prime bollicine, quindi li posso andare a mettere. Qua c'è una bella porzione, calcolate che noi solitamente ne consigliamo circa 1,5 a testa. Visto che li dovrò andare a caramellare, li faccio stare solo proprio un paio di minuti, li tiro su con la schiumarola, proprio per cercare di preservare i bordi, anche se la nostra pasta, essendo fresca e artigianale, potrebbe capitare che ne troviate qualcuno a volte, ecco, non perfetto. Il segreto del nostro successo è proprio questo, è che non sono proprio tutti uguali e si vanno proprio a far caramellare con le fettine che prima ho messo appunto con il burro in una bella padella antiaderente. Ed eccoci qua l'impiattamento, quindi mi raccomando, lasciate la scorza, la lavate bene, andrà a guarnire anche appunto il piatto finale, pronti in soltanto 3 minuti.